Una vittoria da festeggiare in sei, come i sei centri marchigiani del Tartufo riuniti in una grande festa, ma soprattutto in una grande operazione di valorizzazione culturale, pensata da Qualagna, comune capofila, con il sostegno della regione. Per la prima volta le città del Tartufo delle Marche si sono ritrovate per Tartufo Award 2021 per celebrare una gemma del territorio marchigiano, Sua Maestà il Tartufo, re della tavola dal profumo intenso e inconfondibile e simbolo di questa terra. All'hotel ristorante La Ginestra, Passo del Furlo, alla presenza dei sindaci di Acqualagna, Mandola, Pecchio, Fossombrone, Pergola e Sant'Angelo in Vado, sei chef delle rispettive città del Tartufo si sono esibiti nella preparazione di un piatto al tartufo nero estivo, ben noto tra i conoscitori di tartufi con l'appellativo volgare scorzone, il tartufo nero estivo, che si raccoglie in questo periodo in tutte le Marche fino al 31 agosto, si distingue per l'aroma delicato e si presta, grattugiato o a scaglie, alla realizzazione di ricette dal profumo avvolgente e inebriante. Sei chef per sei portate, un carosello di sapori per cogliere l'anima gourmet delle Marche. Un cookie show di eccellenza al via con un carpaccio di marchigiana servito su un crostino con mousse di ricotta e maggiorana con riduzione di birra artigianale e tartufo nero estivo della città di Apecchio preparato dallo chef Alessandro Valentini. Poi avanti con un altro antipasto, uovo cotto a bassa temperatura con tartufo nero estivo della città di Pergola a cura dello chef Gianluca Passetti del ristorante Il Gatto e la Volpe. Per i primi un classico, tagliatelle al tartufo nero estivo della città di Fossombrone con la chef Paola Antonioli dell'albergo pizzeria ristorante Mancinelli. E poi un cappellaccio su vellutata di patate tartufo nero estivo di Sant'Angelo in Vado con lo chef Daniele Galvani del ristorante I Palazzi. Alla città del tartufo di Amandola un secondo piatto di tradizione, capocollo di maiale brasato al vino cotto con pesche della Valdaso e tartufo nero estivo con l'esibizione dello chef Aurelio Damiani. E infine il pregiatissimo dessert nero su nero, servito con una tartelletta di pasta frolla con crema di ricotta, noci e miele di timo selvatico, disco di cioccolato 90% e composta di tartufo nero estivo di Acqualagna. Il piatto è stato curato dallo chef Michele Renga del ristorante La Ginestra. Tutte le pietanze sono state accompagnate da un'ottima selezione di etichette della DOC Bianchello del Metauro e dalle birre artigianali di Apecchio. Coordinatore della giornata lo chef Pasquale Antonio Bedini, a condurre Alvin Crescini e a commentare i piatti, una giuria composta dai giornalisti della stampa specializzata. Questo è un successo essere presenti qui oggi per iniziare il rilancio delle Fiere del Tartufo. Ogni comune ha la sua identità, nessuno la vuole togliere e merita rispetto. Condividendo insieme questa giornata sicuramente diamo inizio alle danze, ossia iniziamo a parlare di tartufo per la prossima stagione, con la speranza che la pandemia sia ormai un triste ricordo, questo qui sì.